Ciao ragazzi, siamo tornati con la parte numero 4 del Let's Play di Ori and the Blind Forest. Finalmente riprendiamo da questa breve vacanza natalizia in cui ho una scusa per giustificare la mia pigrizia nel non registrare. Siamo nella palude spinosa. Stavamo... Uccide questo tizio. Ok. Via, 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 via. Sono sicuro qui? No. Ma non sei mai al sicuro in sto gioco, eh? Sono sicuro. Allora, dobbiamo seguire il tizio che aveva preso un qualcosa. Giustamente, è molto... Che palle che siete voi. Uff. Era sulla sinistra lui, no? No, cazzo. Devo prima fare il coso, poi... Prima devo fare il collegamento e poi devo distruggere il coso, perché mi dà due cristalli o sbaglio? Ecco lì, quello dobbiamo seguire. Posso. No! Proprio in quel momento. Sì, lo so. Non posso skippare. Ho capito. Come devo fare? Ok, e fin qui ci siamo. Ok, ce l'ho fatta. Facciamo un collegamento online perché se perdo non voglio rifarmelo. Non vedo l'ora di sbloccare un eventuale potenziamento che mi fa distruggere le cose verso il basso, perché davvero da un sacco di volte ho trovato punti in cui posso usarlo. Giù a destra. Anzitutto uccidiamo quello. Vieni qua, ok. Devo andare in giù. Qua a sinistra non penso poterci andare, vedo un sacco di spine, sinceramente. Bello, questo mi serviva proprio. Che mi ci voleva. Puoi andare giù? Eccolo lì. Voglio prima andare a seguire quel tizio, poi vado a esplorare, perché ho come sensazione che potrei trovare un nuovo potenziamento seguendo il tizio. Mi ricordo un po' la cosa. Nido scuro. Non sono arrivato per la prima volta al nido scuro. Lì non ci arrivo, vero? No, non ci arrivo. Posso anche provare ad andare di sotto? Vediamo. Anche se forse è qua che bisogna andare per andare avanti, quindi andiamo prima in su. Lì vengo schiacciato, sì. Ma
Lì vedo una cellula vitale, per esempio. Ottimo. Sono a metà di livello, però diciamo che non lo vorrei fare qua. C'è anche una cellula energetica. Proviamo a farlo qua. Allora, a me interessa fiamma caricata efficiente, però prendo la fiamma caricata ardente, anche se non mi piace tanto il potenziamento, perché poi c'è questa, la fiamma divisa, che mi sembra interessante. Vedete, la fiamma dello spirito danneggia i due obiettivi alla volta, e può essere utile, può essere molto molto utile. Quindi adesso prendo questo, per poter poi al level up successivo prendere questo. Wow! Ma levati te! Madonna, quanto è vasta st'area. Merda. Uff. Ok, ne ho una sola e mi serve l'altra. Io non ci posso arrivare? No, non ci arrivo. Un'altra opzione è che posso avere potenzialmente sarà il doppio salto, perché sto trovando anche tante occasioni in cui mi servirebbe un doppio salto. E c'è sicuramente il doppio salto, in tutti i Metroidvania c'è il doppio salto, in tutti. Efficienza. Questa? Ah, è la cosa della mappa. Opla. Oh, voglio tornare su per andare a mettere il frammento di mappa. Vai. Ok. Madonna, ma è gigantesca. Allora, in basso a destra c'è la seconda chiave di volta, con cui posso andare a aprire la porta a destra, e lì ci trovo un nuovo potenziamento, quindi ok, so cosa fare. Anche se vabbè, ci sarei andato comunque lì, perché non è che ci sono tante altre strade. Secondo me è un doppio salto. Secondo me troviamo un doppio salto. O qualcosa di analogo, ovviamente. Devo andare lì a destra. Opla. Aia. Ok. Ah, c'è lo stronzo. Oh. Cosa, battaglia boss? Diciamo. Minchia. Ucciso. Beh, non è difficile. Figata. La nostra prima vera battaglia boss, vogliamo chiamarla. Iniziamo anche a dubitare che ce ne fossero, sinceramente, in questo gioco. Vedendo quanto è particolare. No, aspetto. Qui devo tornare in alto a destra. Ok, aspetta. Se io creo un altro collegamento dell'anima, mi carico la vita? Vabbè, sti cazzi. Non lo posso fare in questo punto comunque, quindi. Qua va bene. La porta era qua a destra. Ok.
Ecco qua. Uno e due. Dai, dai, dai. Ok. Opla. Sì, scommetto più salto. Più lo vado avanti più ne sono sicuro. Qui non c'è niente, no, non c'è niente. Eccolo lì. Un'alba ancestrale. L'Eru riposa qui. Era svelta, agile e sfrecciava nell'aria. Il doppio salto, prima per effettuare un balzinale, poi prima di nuovo per saltare qua più in alto, ovviamente. Ah, figata. Ok. Non capisco perché... c'è la freccina che punta in direzione opposta. Ah, che spavento, l'ho visto. Madonna. Ok. E uno e due. Molto bene. Ora dove andiamo? Innanzitutto fatemi controllare un attimo la mappa. Se devi andare su, che tanto ci si ricongiunge con sinistra. Quindi tu scegli. Vabbè, stai lì. Ok. Oh merda. In casi come questi che volevo la fiamma divisa io. La cima è sbloccata, autodistruzione. Ah, perché ho fatto uccidere dei nemici. Non avevo visto che c'era ancora uno. Sono quasi morto. Bello, c'è l'energetica. Allora, faccio così per curarmi di nuovo e mi ricarico il mana. Ora, bisogna tornare qua. Anzi, prima... Ok. Da qui non riuscirò mai a arrivare lì, vero? Quasi! Aia! Però quasi! Dai, su. Allora. E però lì non basta neanche il doppio salto, eh. Lì non basta neanche il doppio salto. Quindi devo veramente andare lassù a dondolarmi. Ok. Ah, giusto. Nessuno si può aprire, quindi andiamo prima qua. Ok. Niente qua. Qua c'è. Va bene. Fa vedere la mappa. Allora, sinistra o giù? Andiamo a esplorare prima tutto giù. Oh mio Dio. No, 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 aspetta, aspetta. Ok, ora sì, ora sì. Qua c'è una cosa di vita. Avete rotto i coglioni voi.
Ma questo? Ah, questo bisogna prendere e trascinarlo, ok. Allora, lì c'è un'altra cosa da distruggere. Questo cosa devo buttare giù? Ah, va che figata! Ho capito, ma come lo spingo giù quello mi uccide. Ah, molto chiaro, ovviamente, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. È molto ovvio. Oh, stando attento a non cadere dall'altra parte da giù. Ma perché sale dritto? Bisogna prima scendere qua sotto, quindi. Quello? Una cellula abilità. In questo modo hai guadagnato un altro punto abilità. Ci dà la bisogna punti abilità. Però c'è un problema. A parte che sono morto, ma c'è un altro problema. Che c'era una cosa, una porta che per aprire ci volevano 4 punti, 4 cose di mana. E io ne ho solo 3. Ma come cazzo? Cioè qui posso usare anche i miei cristalli vuoti? No, vedi? Devo trovare qualcosa che mi ridia mana. E poi tornare lì. E non ce ne sono nei paraggi, quindi devo tornare proprio indietro fino alla cosa di salvataggio, a quanto pare. Ma già che ci siamo. Ok. Ok, ora ho mana. Adesso posso spingere giù sta cosa. E quello blocca il passaggio. Ora ritorno in alto a destra. Uccido questo essere inutile. Spingo sta cosa giù. Ok, questa cosa verosimilmente dovrò spingerla verso il basso. E ora si può andare avanti. Questa cosa lì dentro non ci passa, quindi. Prima a destra. Non posso neanche salvare volendo. Cattivi. Lo so, posso uccidere? No. Ah, posso, però qua vedo una leva. Ok, è fatta quindi. Aspetta, ma no, che cazzo dico? Cosa serve a portare questo giù? Oh! Funziona così l'interazione. Non posso spingere più qui così, ok. A posto. C'è l'energetica. Contenitore di lucido spirito gigante. Luce spirito, se giù da tu trovate contenuto luce spirito per guadagnare velocemente punti abilità. Madonna. Abbiamo già un terzo di tutte le cose di mana comunque. E un quarto di tutte le cose di vita. Mi chiedo se. Forse l'ho già detto nella parte scorsa questa cosa, però. Mi chiedo se il gioco te le dà molto presto all'inizio del gioco, oppure se. È effettivamente corto, nel senso che ci sono poche aree. Ah, qua c'è una cosa innanzitutto da rompere. Venite qua, venite, venite.
Punto abilità. Questo richiede 2 punti abilità, quindi no. Di mezza costa la fiamma caricata. Ma cosa vuol dire che costa mezzo cristallo di mana? È possibile? Sì, costa mezzo cristallo di mana. Figata. Ok, abbiamo ancora qualche minutino perché credo che dovrò tagliare qualcosa. Quindi questa è l'unica strada che manca. Credo. Aspetta, qui secondo me si può fare. Esatto, sono troppo bravo nei platform. È affascinante questo gioco, è proprio unico, ha delle ambientazioni carine. Wow. E non è uno scherzo, nel senso, non stiamo parlando di Super Meat Boy, però, oh, per essere comunque ancora abbastanza presto nel gioco, è già una bella sfida, ecco, per l'appunto. Ecco, allora aspetta, rifacciamola con calma perché ho abbastanza trollato. E mi sono dimenticato di fare il collegamento dell'anima. Ok, siamo tornati qua. Qui prima, letteralmente ad ogni singolo salto mi sono fatto colpire. E ora ho anche meno vita di prima, quindi non c'è spazio per l'errore. Cioè, tecnicamente c'è uno spazio per un singolo errore, però. Ecco. Oh! Che culo! Ok. Vabbè, worth, è worth. Io faccio un'altra cosa di salvataggio. Dove siamo? Ok. Bello, questo mi ci voleva. Ok. Stiamo vedendo delle cose veramente Hollow Knight, eh. Porca. Bellissimo. Hai rotto i coglioni, te, ma vieni qua o no? Uno e due. Sto pensando. Sì, facciamo collegamento all'anima. Quindi qua risalendo si ritorna su. E fin qui, cioè, normalmente quando si sale si va su. Lol. Idiota. Che è? E come cazzo? Aia. Ma non dovevi fare il doppio salto. Si infice quel pezzo lì. Finito questo pezzo mi sa che chiudo la parte. Ok. L'abbiamo liberato. Ma la cosa che teneva? Ori portò bontà e speranza nel suo cuore. È un ottimo punto per salvare questo. Ok, termino qui la parte numero. O andiamo un altro pochino avanti, perché magari poi il discorso continua. Infatti.
La vena d'acqua. Accendimi sbloccato. La vena d'acqua, questa antica gemma, ti permetterà di entrare nell'albero Ginso. Ricorda, l'elemento delle acque si trova in cima all'albero Ginso. Dobbiamo far tornare le acque a scorrere e ritornare immediatamente. Va bene. Ok, già lo sapevamo. Grotta lunare me lo spatta 70% comunque, eh. 70%. Ok, e da qua noi andiamo avanti con la prossima parte del let's play di Ori and the Blind Forest. Se vi è piaciuto il cattolo, un salto e vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.